Oggi a F1 Tecno, pneumatici per auto da corsa sempre a tutta velocità sull'asciutto e sul bagnato. Non sembrano diversi dagli altri, ma gli pneumatici di un'auto da corsa, grazie ad alcune caratteristiche, sono unici. Velocità supersoniche, curve al limite della forza di gravità, temperature oltre i 120 gradi e frenate in pochissimi metri. I piloti si prendono il merito di ogni vittoria tagliando il traguardo, ma dietro ogni vittoria ci sono sempre degli ottimi pneumatici. Ne esistono di ogni tipo: bricchi, provette, fiale, alambicchi nati per misurare, raccogliere, mescolare e conservare. È qui che nascono molte scoperte scientifiche ed è proprio qui che nasce lo pneumatico della Formula 1. Oltre 1000 persone lavorano nei centri di ricerca Pirelli nel mondo e in questo laboratorio a Milano ogni giorno lavorano più di 400 persone. Al Pirelli Tire, un'accurata analisi strutturale e chimica dei campioni e componenti di tutti i materiali ci porterà alla caratterizzazione della mescola dello pneumatico più veloce del mondo. Ben 256 sono i podi conquistati da Pirelli in Formula 1. Ora si passa all'indagine microscopica, attraverso la quale si possono esaminare le proprietà delle mescole che danno la caratterizzazione tra struttura polimerica e carica inorganica della mescola. Mettendo assieme i risultati di queste infinite ricerche top secret e più di 200 materiali, otteniamo la mescola perfetta dello pneumatico che, prima di essere prodotta in larga scala, deve passare numerosi test. Nel frattempo, al Motorsport Department di Izmit, in Turchia, operai, tecnici e ingegneri mettono la teoria in pratica, costruendo le gomme sulla base dei modelli virtuali. Più di 100 elementi per pneumatico e 18 componenti strutturali. 5 ore di lavoro per singola copertura e più di 200 addetti produrranno ben 50.000 gomme per la stagione 2013 di Formula 1. In quest'area un precisissimo raggio laser traccia i disegni battistrada sulla superficie liscia dello pneumatico, per poi passare alla sgorbiatura dove esperti tecnici intagliano a mano il prototipo. Lo pneumatico viene montato in questo macchinario che ne misura la distribuzione delle pressioni nell'area di contatto. Ora una vite senza fine carica lentamente lo pneumatico, raggiungendo una forza radiale di ben 800 kg. Una sottilissima lastra di materiale piezoelettrico riesce a misurare la pressione ogni millimetro quadrato. Attraverso un potentissimo computer i dati vengono analizzati e una mappa colorata ci mostra l'intensità della pressione di carico e, se i dati del test soddisfano questi difficili ingegneri, lo pneumatico è pronto per il secondo test. La massima velocità mai raggiunta in una pista da Formula 1 è di ben 370 km orari e gli uomini della Pirelli lo sanno bene. Aderenza, durata e sicurezza sono questi gli standard che una copertura deve garantire su tutte le tipologie di asfalto e temperature, che a volte superano i 120 gradi. Un braccio meccanico spinge lo pneumatico su questo tamburo, dal diametro di 2 metri e ben 2 tonnellate di peso, detto ruota strada, che può raggiungere velocità fino a 450 km orari.
Una camera stroboscopica, attraverso una forte luce a intermittenza, inquadra lo pneumatico per monitorarne la sua integrità, facendolo sembrare fermo nonostante l'alta velocità. Enormi freni ad aria, ben 10 volte più grandi rispetto a quelli di una comune automobile, sono in grado di fermare il tamburo in soli 5 secondi. Mentre una speciale telecamera, detta anche termocamera, misura la temperatura in ogni singolo punto dell'immagine. Un tecnico, con l'ausilio di uno speciale software di elaborazione, visualizza sullo schermo tutte le fasi del test, monitorando temperature e integrità dello pneumatico. Oltre le leggi della fisica. Alettoni e forze aerodinamiche conferiscono alla monoposto un peso aggiuntivo, che cresce con l'aumentare della velocità. La forza generata verso il basso può addirittura superare ben 2 volte il peso della vettura. La gomma poggia su un nastro che può arrivare ad una velocità di 250 km orari e un gigantesco braccio meccanico esercita, come in pista, diverse pressioni e angolazioni. Attraverso un sensore vengono misurate le forze trasmesse al mozzo. Questo test ad uso esterno, richiesto dai team di Formula 1, misura la risposta dinamica dello pneumatico come se fosse sotto al veicolo. E ora lo pneumatico è pronto per tagliare il traguardo, sempre che non vi fermiate ai box.